25 novembre 1930. Nasce a Caltanissetta Luigi Vannucchi. Nel 1951 si diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma e già nel 1952 entra a far parte della compagnia Gassman Squarzina, dove interpreta ruoli classici. Nel 1957 lavora con Strehler al Piccolo di Milano e dagli anni 60 si conquista un'immensa popolarità come protagonista nei maggiori sceneggiati prodotti dalla Rai, da Delitto e Castigo ai Promessi Sposi, da Il Cappello del Prete ad A come Andromeda. La sua carriera teatrale continua intanto nella Compagnia degli Associati, fondata negli anni 70 da un gruppo di attori e registi indipendenti, fra cui Giancarlo Sbragia e Sergio Fantoni. Ancora all'apice della carriera, il 30 agosto del 1978, Vannucchi si toglie la vita ingerendo una forte dose di barbiturici. Sei triste, vero? Perché io me ne andrò e tu mi perderai. Ma per te resterò uno stupendo ricordo. Hai visto un genio all'opera nell'atto di creare. Promettimi che parlerai di me, eh? Non portarti il segreto nella tomba. L'umanità ha il diritto di sapere qualcosa su di me. Pensa un po' se i quattro evangelisti fossero stati analfabeti. Oh, ma almeno sai scrivere. Ma perché fai finta di dormire? Beh, puoi farlo. Dio non ti ha domandato di essere geniale come lo sono io. Ti ricordi all'inizio come erano stupidi i nostri piani, eh? Piani da imbecilli. Allora la cosa ti entusiasmava ancora e ti interessava. Certo, benissimo, ci procuriamo una mazza di ferro e facciamo fuori il guardiano. Come Montecristo. L'uomo parte sempre dal basso. Che esseri antidiluviani eravamo. E dov'è la mazza di ferro, eh? La vittoria è sempre dello spirito.